sono luoghi unici al mondo che mantengono e trasmettono il loro carisma nel tempo. Qui, nel Parco regionale del Sile, la natura e il lavoro dell'uomo hanno saputo fondersi insieme per creare non solo un'attività, ma una vera e propria fonte di vita. Siamo a Quinto di Treviso, nel Parco Nazionale Regionale del Sile, presso la Troticoltura Santa Cristina. Pensate, ben 20 ettari di estensione e si allevano più di 20 specie di pesci. Sì, però prima facciamo un passo indietro nella natura e andiamo a conoscere il signor Francesco. Buongiorno signor Francesco. Buongiorno Ida. Un posto meraviglioso, questo è la vostra attività presente da ben 4 generazioni. Ma perché scegliere questo posto? Perché vi siete insediati qua? Allora, non so se è stata fortuna o lungimiranza, noi abbiamo scelto il fiume Sile, che è il fiume di risorgiva di pianura più grande d'Europa e ha una qualità dell'acqua per la produzione dei pesci meravigliosa. In questo parco voi gentili telespettatori non potete sentire sicuramente il canto degli uccelli, ma noi sì, gli uccelli, gli animali, ma anche il mondo dell'acqua è un mondo meraviglioso e misterioso anche. Certo, certo, perché il mondo esterno è visibile e più facilmente sentito. Quello subacqueo è altrettanto meraviglioso, bisogna imparare a conoscerlo. Bisogna imparare a conoscerlo ed è proprio quello che faremo noi in questa puntata, sì, perché le cose da conoscere sono veramente tante, belle e meritano di essere portate nelle case dei nostri telespettatori. Quindi da dove partiamo, signor Francesco? Io direi di partire proprio da dove nasce il pesce. Eccoci qua. E allora Francesco, dove mi hai portato adesso? Allora ti ho portato nel reparto neonatale, da dove nasce tutta la nostra attività, cioè dove noi facciamo nascere i pesci che dopo, nelle varie fasi di accrescimento, arrivano al prodotto finale. Eccoci qua. Ma quanti sono? Mamma mia! Allora, qui ci sono, ogni vasca ce ne sono 30.000 pesci. Nella specifica queste sono trote iridee. Trote iridee. Queste sono nate a dicembre e praticamente qua partiamo dall'uovo che schiude. Nei primi 20 giorni di vita hanno il resto, l'equivalente della placenta umana è il sacco vitellino, cioè il resto dell'uovo, che gli serve come alimentazione. Gli ho già dato la colazione stamattina e questa è la merendina, l'aperitivo prima del pasto. Esattamente come i bambini, poco come spesso. I bambini, esatto. Entriamo in un'altra nursery, adesso vediamo cosa sono gli avannotti. Gli avannotti, esatto. Andiamo, andiamo. Ecco i nostri avannotti, Francesco, ma sì. Dobbiamo spiegare cosa sono gli avannotti. Sono pesci un po' più grandini. Gli avannotti sono i pesciolini, i bambini, diciamo, dei pesci. Questi qui è una partita più vecchia rispetto a quelli che abbiamo visto prima, sono nati a ottobre. Quindi hanno 2 mesi in più. Hanno 2 mesi in più, sono già della pezzatura di circa 8-10 grammi. E per arrivare alla fine del ciclo produttivo per la vendita ci vuole ancora oltre un anno. Vari tipi di trote si vengono allevati qua, però anche vari tipi di pesci, certo. Di acqua dolce, tipo? Sempre di acqua dolce, abbiamo la trota iridea che abbiamo visto qua, sì. Adesso, abbiamo la trota fario e poi abbiamo altre specie. Noi dobbiamo considerare 2 categorie grosse di pesci d'acqua di fiume, vengono cosiddetti pesci di acqua calda e pesci di acqua fredda. Quelli di acqua fredda sono i salmonidi, cioè le trote, il salmerino, il salmone, il temolo. Tutti gli altri pesci di fiume sono tutti pesci cosiddetti di acqua calda, perché i pesci sono animali a sangue freddo.
il loro metabolismo è legato alla temperatura dell'ambiente dove vivono. E comunque in questa sua attività vengono allevati tutti e due, sia i pesci di acqua fredda che i pesci di acqua calda, con due temperature diverse. Diverse, esatto. In due tipologie di ambienti. Esatto, abbiamo creato delle vasche apposite per allevare anche i pesci di acqua calda. Cioè sono che sono? Sono degli stagni dove d'estate rallentiamo un po' il ricambio dell'acqua in modo che la temperatura diventi l'ottimo per loro. Eccole le nostre trote che stanno arrivando, Francesco. E le trote, come gli esseri umani, sono fatte per il 70% di acqua. Di acqua. Ed è importantissimo. Quindi, esatto, quindi noi siamo già favoriti perché abbiamo un'acqua eccezionale che è quella del Cile. Sì. Poi come alimento noi usiamo degli colore. Alimenti intanto OGM free. Sì. Ok. A base di farina di pesce e integrati con tutti i suoi oligoelementi e vitamine. Eccolo Francesco, mamma mia, che bestione! Oddio, quanto è grande! Mamma mia! No, no, c'ha la testa del guadino, testa del guadino. Oddio! Testa del guadino. Aspetta, attenti dietro. Aspetta, vai. Tira. Eccolo, eccolo. Impressionante la forza che ha Francesco. Guarda. Ma quanto è grande questo pesce, Francesco? Qua sarà 40 kg. 40 kg per una lunghezza di un metro e mezzo? Sarà un metro e mezzo, due. Questo è lo storione del Sile. Buttiamolo dentro. Piano, eccolo. Questa è una femmina? Sì. O un maschio? È una femmina. Femmina. Questa era una femmina, sì, perché è dalla femmina dello storione che si ricavano le uova del caviale, tanto pregiate, sì. Ma deve avere un minimo di anni, vero? Deve avere almeno 10 anni. Almeno 10 anni, esatto. Allora, ci sono 26 varietà di storioni. 26. Ogni varietà arriva a maturità riproduttiva in età diverse. Quelli più precoci ci vogliono almeno 8-10 anni. Quelli più tardivi anche 20 anni. In queste terre meravigliose esiste un vero e proprio progetto faunistico, il progetto Storione, e parte precisamente da qui. Esatto, il nostro ruolo di acquacoltura, oltre ad avere ovviamente uno scopo economico, ha anche uno scopo di salvaguardia della biodiversità. Noi abbiamo partecipato a un progetto che si chiama Progetto Storione, perché nei fiumi e lungo la costa dell'Alto Adriatico esistevano tre varietà di storione. Due purtroppo si considerano estinte. Non ci sono più. Ne salviamo una. La Cipensa Nacari o Cobice, del quale noi abbiamo fatto con capofila l'ente Parco Delta del Po, 5 province venete più Piacenza e Ferrara, abbiamo fatto un progetto Life Natura europeo per la salvaguardia, riproduzione e reintroduzione di questa specie. Abbiamo detto un mondo tutto da scoprire sotto tanti punti di vista, perché in questa attività abbiamo anche uno spaccio dei prodotti naturalmente di acqua dolce. Sì, abbiamo pensato di rivolgersi direttamente al pubblico per far conoscere, perché molti pesci di acqua dolce sono un po' misconosciuti, si è perso la tradizione culinaria, no? E noi vogliamo che questa tradizione venga tramandata alle nuove generazioni. E quindi per noi, naturalmente anche per le nuove generazioni, andiamo a vedere i prodotti dei pesci di acqua dolce. Ed eccoci con la signora Marilena. Buongiorno Marilena. E questi sono i prodotti freschi e preparati frutto della vostra attività. Certo, abbiamo il nostro spazio aziendale dove appunto proponiamo alla clientela una serie di prodotti che all'inizio erano solo freschi, pescati e puliti al momento, poi invece, vista la richiesta che abbiamo tutti di essere in velocità e di avere qualcosa di pronto, abbiamo pensato a far trasformare i nostri prodotti pronti, già cotti, pronti al consumo, da gastronomie, da impianti di affumicatura che ci fanno dei prodotti eccellenti,
con il caviale poi e lo storione in olio di oliva. Ma per chi vuole ordinare questi prodotti da casa? Da casa, no, si può ordinare. Allora, siamo su una pagina Facebook, siamo su un sito internet, si può attraverso quello trovare il nostro telefono e quindi ordinare direttamente, chiamarci. Sì, ma la signora Marilena ha qualcosa in serbo per noi. Per finire, sì, proprio in bellezza, vero Marilena? Certo. Usciamo da questo spaccio e ci inoltriamo in questi 20 ettari. Sì, nella natura di questi 20 ettari. Andiamo. Sì, perché la famiglia Bresciani è anche fattoria didattica ed è qui che arrivano le scolaresche. Sì, certo, è un'integrazione al reddito dell'azienda agricola e la fattoria didattica voluta dalla Regione Veneto ancora 20 anni fa. Ancora ci istruisce ogni anno, ci fa un aggiornamento, ma si è consolidata nel tempo questa attività interessante, importante per le future generazioni. Qui alle nostre spalle vediamo, si può dire, un'oasi protetta, sì, perché i laghetti in questa vostra proprietà sono tanti. Sì, questa è l'area della palude che è stata lasciata tal quale proprio per testimoniare com'era qui nel tempo tanti anni fa. Questa è una vasca di distrazione chiamata perché noi non alleviamo il pesce ma nasce spontaneamente per nutrire tutti gli uccelli che vivono. Sirena! Eccola la sirena! Sirena! Marilena, è questa la sirena, sirena. È buona? Insomma, è un TPR, è la cavalla che tirava, tirava aspetta, tutte le barche sul Sile. Mandiamo Francesco. Oh, mamma mia, le caprette, eccole. E sono le camosciate delle Alpi, queste caprette si chiamano le oche. Guarda, queste sono buone, sono... Vedete come sono domestici, ci fanno tutti festa questi animali. Marilena, noi sappiamo che i pesci sono muti, ma qui non abbiamo solo pesci per salutare il nostro pubblico. Certo, abbiamo tutti i nostri animali terrestri, le nostre occhette che ci salutano. La natura non è solo quello che è visibile all'anima. La natura è anche sapersi fondere con le mani e con il cuore dell'uomo. Grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana con il nuovo viaggio di Itinerari. Buona serata.